Durante la giornata conclusiva di Letexpo era presente anche il ministro del turismo Massimo Garavaglia, che ha affrontato il tema delicato dell'equilibrio da mantenere tra sostenibilità ambientale ed economica. La sostenibilità c'è se è anche economicamente sostenibile, quindi va benissimo tutto, va benissimo la transizione ecologica, va fatta nei tempi e nei modi anche economicamente sostenibili. E ahimè questa crisi dell'energia ci rende ancora più attenti a questo tema. Non dobbiamo pensare a fare voli pindarici, ma fare tutto con la massima concretezza. Per esempio, il governo ha preso una scelta secondo me molto molto saggia di consentire di poter fare fotovoltaico per autoconsumo sostanzialmente senza vincoli. Ecco, queste sono le cose che dobbiamo fare. Parliamo del turismo, speravamo in un anno di ripresa dopo la pandemia, adesso c'è l'ombra di una guerra. Quali saranno le ripercussioni? E poi voglio sapere anche la sua opinione sulla scelta di proroga del Green Pass. Allora, ancora i numeri sono buoni, l'estate andrà sicuramente molto bene. Abbiamo qualche perplessità su alcuni mercati, in particolare il mercato americano, perché abbiamo dei sondaggi che ci dicono che questo mercato è sostanzialmente in stand-by, aspetta di vedere che cosa succede. Questo può essere molto rischioso, chiaramente. Quindi l'auspicio di tutti, ovvio, che finisca subito questa terribile guerra, ovviamente per le persone coinvolte, ma anche per i mercati che poi ne subiscono le conseguenze. Per il Green Pass noi dovremmo accelerare questa transizione economicamente sostenibile, perché se altri paesi fanno prima di noi a eliminare tutte le restrizioni, noi diamo loro un vantaggio competitivo e non è il massimo della vita.